Per illuminare il nostro vano abbiamo a disposizione sostanzialmente tre strade. La prima, forse la più semplice, è quella di cercare di inserire delle aperture sulle pareti perimetrali, nel sottofalda, oppure, se concesso, anche nelle parti frontali e dietro. La seconda è quella di modificare la natura del tetto introducendo degli abbaini, quindi sempre strutture verticali, di aperture verticali ma che si estendono rispetto a quella che è l'estensione attuale, sempre ovviamente nel rispetto di quelli che sono i regolamenti edilizi possibili. La terza è quella di introdurre dei lucernari, inserire dei lucernari sulle falde tipo Velux, che anch'essi portano ovviamente illuminazione all'interno. Partiamo dalla prima. Però prima di iniziare, magari rendiamo l'aspetto estetico-grafico della nostra rappresentazione più consono alla rappresentazione standard, quindi modifichiamo ad esempio clic sul grip blu per modificare i parametri e modifichiamo, inseriamo non so, uno spessore di linea leggermente più grosso per indicare appunto un'identificazione più chiara della bordatura. Poi, visto che l'abbiamo fatto su uno, copiamo gli attributi, selezioniamo tutti per fare in fretta e indichiamo come, visto che le murature sono le stesse. Bene, per quello che riguarda la finestra, anziché crearla ex novo, a meno che non l'abbia già memorizzata come set, possiamo andarla a prelevare dal piano inferiore per mantenere la stessa tipologia e copiarla al piano superiore. Quindi torniamo alla nostra vista in pianta, scendiamo giù di in piano. Nel nostro piano abbiamo la nostra finestra che ci interessa, la andiamo a copiare, quindi il comando crea come, selezioniamo la nostra finestra, non la vogliamo copiare all'interno dello stesso piano perché non ci interessa, ma al piano di sopra, quindi saliamo di un piano e per adesso posizioniamone un paio, diciamo indicativamente nella posizione, ma che per correttezza ovviamente saranno da allineare. Per allineare possiamo lavorare direttamente in 3D oppure attivare rendere visibile il piano inferiore e prendere la nostra, come si dice, la nostra finestra, in particolare questa in questo caso, e spostarla in modo tale che l'asse corrisponda all'asse della finestra inferiore. Ok? L'abbiamo fatto, le dimensioni sono diverse, quindi in questo caso parliamo di asse. La stessa cosa la facciamo per questa, spostiamo questa finestra qui in modo tale che l'asse corrisponda all'asse della finestra inferiore. A questo punto possiamo disattivare la visibilità del piano e abbiamo inserito due finestre laterali. Dovremmo ancora aggiustare quelle che sono le elevazioni, ma le due finestrature le abbiamo create. Per rendere simmetrico il nostro vano possiamo aggiungere, quindi prelevare, creare lo stesso tipo di finestra anche sul lato opposto e indicare come riferimento allineamento a destra. Scusate, possiamo continuare a farlo. Quindi potevo continuare il comando, invece l'ho interrotto. Indichiamo questa nuova finestra e indichiamo anche in questo caso allineamento. Ecco che abbiamo creato, vediamo un po' in 3D, una prima ipotesi. Se osserviamo non siamo molto consoni perché il posizionamento che abbiamo fatto, pur essendo allineato, quindi corretto dal punto di vista, diciamo, geometrico, è proprio in mezzo a una trave e la sua elevazione probabilmente è da modificare, quindi possiamo intervenire su una per vedere una impostazione, ad esempio modifichiamo i suoi parametri, in questo caso ci dice che la sua altezza, scusate, non del davanzale ma nelle sue proprietà, la finestra ha un davanzale di 1,2 m, lo possiamo portare a 90 cm e ci sembra più corretta. Possiamo proseguire in questa operazione 1-1 oppure come abbiamo fatto prima, in modo più semplice, portiamo questa finestra in pianta più in basso,
preleviamo le proprietà di questo, quindi copia proprietà di questa finestra, di questa proprietà ci interessa l'altezza davanzale, quindi attiviamo altezza davanzale e applichiamola. Alle altre. Ecco che otteniamo una forma, insomma, più consona e possiamo eseguire quello che è il nostro calcolo. Abbiamo una superficie luminosa, lui nel frattempo ovviamente ha calcolato, ci indica che la superficie, magari editiamolo per verificare che tutti i parametri siano correttamente determinati, e ci indica la superficie illuminata di 1,44 m, un rapporto illuminante di 1/14. Purtroppo non ci siamo, nel senso che se facciamo riferimento alla Lombardia, visto che siamo partiti con questo riferimento, il rapporto illuminante da mantenere è di 1/8. Se fossimo in Liguria o a memoria in Toscana, adesso non ricordo esattamente se la Toscana o un'altra regione, il rapporto sarebbe 1/16 e potremmo esserci all'interno, ma in questo caso no. Quindi dobbiamo intervenire per aggiungere illuminazione a questo vano perché non è sufficiente per i nostri parametri. Raggiungere l'obiettivo possiamo procedere a ritroso, quindi andare a calcolarci qual è la superficie richiesta illuminante. Abbiamo un'area di 20/80. Strumenti, utilità, calcolatrice, dividiamo i 20/80 diviso 8, 2,6, questa è la superficie che dobbiamo raggiungere. La nostra finestra attuale ha una superficie di, ci fermiamo un attimo sopra, di 0,51 metri quadri, quindi circa appena appena un po' più di 2 metri totali, quindi ci mancano ancora circa 60 centimetri quadrati. Possiamo procedere in varie maniere, ad esempio possiamo allargare, quindi adeguare la nostra finestra in modo tale che la superficie attuale si incrementi. Possiamo farlo ad esempio attivando il piano inferiore, selezionando la nostra finestra in modo tale da avere visibilità, selezionare uno stira e spostare la spalla all'estremo, di conseguenza la finestra si allarga da una parte e dall'altra e così via. Questa è una strada che noiosa, diciamo, dal punto di vista generale, oppure possiamo annullare il comando, cancellare la nostra finestra e scendere al piano inferiore, copiare la nostra finestra inferiore, quindi la ne copiamo crea come, saliamo di un piano sopra e la inseriamo qui. Ora non ho la visibilità del piano inferiore, me la sono dimenticata. La mettiamo, adesso attiviamola, anzi prima togliamo le altre finestre, quindi cancella questa, cancella, prendiamolo in maniera esplicita sullo schermo, senza usare il tasto cancella da tastiera, attiviamo il nostro piano inferiore, la visibilità, ci abbiamo quasi beccato, diciamo che la nostra, dobbiamo solo spostarla di poco. Benissimo, a questo punto prendiamo la nostra finestra, la copiamo di nuovo, la inseriamo sempre nello stesso muro, visto che ce l'abbiamo già. In questo caso la mettiamo qui, magari la mettiamo allineata con questa e anche qui sopra e la mettiamo allineata con questa. Possiamo disattivare il nostro piano, la visibilità e abbiamo realizzato il parametro illuminante. È ok, bisogna però andare a vedere che tutto ciò sia in realtà plausibile. Come vediamo, no, perché l'altezza, l'elevazione della nostra finestra è troppo elevata rispetto alla travatura sia dell'accareccio di base sia in generale. Quindi dobbiamo modificarne i parametri per portarla a un davanzale, non so, di 60 cm. In modo tale che ci stia all'interno, c'è ancora la trave, quindi portiamolo giù ancora 50 cm e ci siamo.
A questo punto copiamo gli attributi di questa finestra e la applichiamo durante questa. Copiamo di nuovo perché me ne sono dimenticati, me li sono persi nel girare, a questa e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Allarghiamo e vediamo che realizzato quello che era il nostro scopo. Possiamo affrontare anche una possibile alternativa. Chiaramente qui in questo caso ho completamente tralasciato la possibilità di inserire delle finestrature o delle aperture illuminanti sui lati frontali, che addirittura sono anche più comodi dal punto di vista generale, ma insomma è sempre una scelta progettuale e nel nostro schema possiamo, insomma, ipotizzare che sia possibile ovviamente anche questa possibilità, tra il resto anche magari inserendo manualmente una tipologia di finestra che si adatti architettonicamente al frontale. La seconda opportunità potrebbe essere quella della baina. Non è forse questo esattamente il caso di inserimento in abbaino, ma possiamo provare a verificarne se non altro quelle che sono le impostazioni diciamo architettoniche. Quindi scegliamo tetto, andiamo in abbaino. Tra le tipologie di abbaino scegliamo ovviamente triangolo, applichiamo un'inclinazione di falda con la stessa pendenza delle falde originali, e come elevazione possiamo ipotizzare una prima stesura così, di base. La larghezza della base del nostro abbaino 3 metri, quindi un fronte di 3 metri, e disattiviamo le eventuali finestrature per adesso e premiamo ok. Ci chiede se l'operazione taglierà, quindi crea il taglio automaticamente all'interno della falda ricevente, diciamo di sì e andiamo a indicare quella che è la forma dell'abbaino che ci può interessare. In questo caso posizioniamolo in mezzo. Eccolo qui. Le proprietà non sono ancora quelle del tetto originale. Vediamo che abbiamo ancora un po' di gioco, quindi possiamo editarne le caratteristiche spostandolo ad esempio un po' in su. Togliamo questo vincolo e portiamolo a 2 metri. Giriamolo un po' per vedere se ci siamo. Direi di sì, sicuramente meglio di prima. Anche se mancano ancora l'adattamento di quelle che sono le proprietà del tetto originale, adattarle ovviamente anche al tetto abbaino nuovo che abbiamo inserito. Possiamo farlo direttamente in 3D, spostiamoci alla finestra più grande. Sulle aperture poi, nel caso, possiamo andare a vedere. Adesso prileviamo gli attributi. Ci interessano solo quelle relative alle travature, alle tegole e le texture, quindi ai materiali, lo applichiamo al nostro tetto. In realtà, avendo una soletta in questo caso più sottile, abbiamo guadagnato in altezza, o chiaramente l'abbiamo guadagnata a spese della soletta, e possiamo editarlo ulteriormente per portarlo magari a 2,2 m, ottenendo, anzi, vediamo qua, 2,4 m e possiamo ipotizzare una soluzione di questo genere. La soluzione non è eccezionale per vari motivi. Il primo perché sconvolge completamente quella che è la struttura del tetto, possiamo vederla magari in diretta. Se noi andiamo nel nostro tetto, andiamo a editarlo, vedremo che quella che è la struttura originale di travi arcarecci viene sconvolta in maniera completa dalla presenza del nostro abbaino e il guadagno in termini di illuminanza non è così elevato come magari uno potrebbe immaginare, anche presupponendo di utilizzare tutta questa superficie come illuminante. Una soluzione potrebbe essere quella di tagliare completamente la falda, quindi immaginare di avere un abbaino che
che taglia la falda completamente e quindi poter utilizzare tutto il muro sotto, cancellare o togliere queste finestre di base e utilizzare tutta la superficie come superficie illuminante o parte di essa. Direi che è una soluzione non particolarmente piacevole, possiamo annullarne, diciamo, gli attributi e possiamo vedere una soluzione legata all'inserimento dei lucernari. Per l'inserimento dei lucernari, essendo un tetto in soletta contrabattura in legno, in soletta sottile, ci conviene rendere visibili la struttura sottostante per avere maggiore controllo. Quindi vediamo le travi anche in 2D. Ok. Quindi vediamo la struttura di lacrecci e delle travi inclinate. Generalmente in questa impostazione ci sono fondamentalmente due tipologie. La prima, quella che prevede di inserire il lucernario tra le travi, la seconda, quella di inserire un lucernario, quindi in questo caso molto stretti, il passo tra le travi è di 47 rotti. La seconda soluzione è quella di invece tagliare una trave, quindi fare un lucernario un po' più grande e quindi creare uno spezzone di trave. Chiaramente l'arcareccio, in questo caso si deve appoggiare agli arcarecci inferiori e superiori perché ci deve essere una trave di connessione. Proviamo la soluzione iniziale, quindi andiamo in finestre, finestre lucernari, indichiamo il tetto a cui la falda in questo caso, e in questo caso entra direttamente nel catalogo Velux. Ovviamente possiamo andare a scegliere quale catalogo scegliere, quindi ad esempio se in questo caso sono solo delle copertine, torniamo su, queste sono forse più adatte. Comunque diciamo che uno sceglie, quelli sono i tubi solari, scegliamo la prima, ha una dimensione congruente con quelle che sono le nostre dimensioni, inseriamola. E possiamo scegliere di inserirla ad esempio appoggiandoci all'arcareccio, all'incrocio tra arcareccio e l'abbiamo inserita qui, la vediamo anche che c'è da adattare un parametro che abbiamo ereditato dalle finestre sulle murature, quindi diciamo l'incasso, che in questo caso per evitare che entri acqua è meglio che non ci sia, quindi andiamo nei dettagli, incasso portiamo a zero. Aggiorniamo, non cambia nulla dal punto di vista grafico, ma cambia qui. È importante. Possiamo proseguire, se l'idea è plausibile, possiamo proseguire inserendo altri arcarecci, altri, scusate, altri lucernari. Quindi sempre nel nostro tetto. Può indebitare come tra l'ora di prima, andiamo a indicare subito come parametro, quindi rimarrà memorizzato. Andiamo a inserirlo anche questo, magari in questa interspazio, oppure ovviamente in altri. Andiamo anche su questa falda qui, sempre il nostro lucernario. Come vedete, è una soluzione ovviamente definibile liberamente aggiungendo altre o spostandole, cioè secondo quella che è la distribuzione architettonica preferita, anche in funzione di quello che è appunto il vano e la sua distribuzione. Quello che in questo caso è abbastanza importante notare è che Arcline, scusate, diciamo, torniamo alla nostra scala, non determina in questo caso automaticamente la superficie illuminante determinata dal lucernario. Quindi è necessario aggiungerla manualmente. Prima di tutto andiamo a prendere la nostra area delle finestre. Quindi diciamo, calcoliamo l'area illuminante di queste quattro finestre, è 1,84 m e dovremmo entrare nel nostro runbook, calcolazione runbook, aggiungendo, se è il caso di aggiungerlo, sostituendo. Vediamo che già sostituire non sarebbe abbastanza perché se vi ricordate era 2,60 il minimo da raggiungere, quindi in questo caso dovremmo inserire manualmente il valore, in questo caso per il ricalcolo, cosa che possiamo fare sia per quello che riguarda la superficie se appare, e sia per quello che riguarda il rapporto illuminante determinato.
Quello che è abbastanza importante invece poi per il calcolo del fattore di illuminazione diurna è anche la modalità di taglio. In questo caso il taglio non ha molta importanza perché il tetto, se noi facciamo una sezione di ritaglio, quindi teniamo 3D con ritaglio nel piano, corrisponde all'Alt F3 come tasti veloci, e tagliamo il nostro tetto, adesso per vedere una fettina, tagliamolo. C'è un rettangolo che sta in questo ritaglio, quindi in mezzo al nostro lucernario. Vediamo un po' cosa succede, portiamocelo tutto a schermo. In questo caso vediamo il nostro tetto in modo specifico, però lo spessore in questa tipologia, siamo partiti da questa impostazione, per cui è rimasto probabilmente un tetto difficilmente isolabile dal punto di vista termico, ma se invece di avere questo tetto avessimo un tetto in spessore, quindi ne rifaccio uno qui di fianco, tanto per capire cosa intendevo, quindi tetto, scusate, tetto automatico, facciamo rettangolare, mettiamolo qui, in là di 8 metri, facciamo bello grande e largo quanto questo, adesso. Come falde cerchiamo di posizionare, renderlo omogeneo rispetto al primo, quindi abbiamo creato un timpano sopra e sotto, aggiorniamolo anche, e l'inclinazione su tutte le falde di 21 gradi, che corrisponde a un 38%. Benissimo. Quindi abbiamo, diciamo, è un po' più grande perché c'è uno sbordo maggiore, ma concettualmente abbiamo un tetto simile. Andiamo a inserire anche in questo lo stesso tipo di lucernario per capire la differenza, quindi prendiamo questa falda qui, diciamo che ci va bene questo, mi soffermo un attimo sullo spigolo in modo tale da generare la linea di riferimento in modo da, ad avere un allineamento e siamo lì, adesso non ha molta importanza. Vediamo un po' di capire cosa intendevo. Facciamo di nuovo ritaglio, Alt F3 oppure il comando specifico e tagliamo qui, in questo caso. Abbiamo una soletta di riporto alla finestra principale. Era questo che volevo indicare. Le modalità di taglio della soletta influisce dal punto di vista della modellazione, quindi della distribuzione della luce e quindi poi del fattore di illuminazione diurno medio, influisce in maniera sostanziale su quella che è appunto la distribuzione della luce. In questo caso, tra le proprietà del nostro lucernario, nei dettagli c'è un taglio superiore di tipo orizzontale, quindi prosegue in orizzontale rispetto alla soletta, oppure possiamo scegliere se vogliamo perpendicolare, quindi perpendicolare alla soletta, oppure di angolo voluto, e sotto abbiamo scelto un angolo verticale che è la soluzione tipica per questo tipo di impostazioni, che determina la massima distribuzione luminosa. Cancelliamo il nostro tetto di supporto. Ecco, diciamo che abbiamo anche qui fatto diverse ipotesi, abbiamo lavorato un po' per capire anche filosoficamente, cioè come si lavora con le modalità di lavoro. Ovviamente sono delle tracce che possono essere modificate e definite in modo diretto in ogni momento da voi.